Ora andiamo in Puglia per una serata diversa dal solito che ha concluso la notte della Taranta a Melpignano, senza danze, con posti limitati e tutti seduti per le norme anti-Covid, ma non è mancata come sempre l'energia della musica. Il servizio di Gianvito Cafaro e poi una breve pausa. Il ritmo forsennato dei tamburelli viaggia sulle note del rock. È la notte della Taranta numero 24, il concertone finale di Melpignano. È un miscuglio alchimistico di tradizioni popolari e vibrazioni moderne. Il maestro concertatore Enrico Melozzi propone la pizzica della liberazione, un rito propiziatorio di rinascita dalla pandemia. Quella che costringe ancora il pubblico, solo 1000 presenti, a restare inchiodato sulle sedie, niente danze, niente folle oceaniche. I super ospiti della serata, i tenori del volo, si cimentano con l'inno della Taranta, il brano greco salentino Calinitta. Poi Madame, la 19enne vista al Festival di Sanremo, canta e vola sulle ali del corpo di ballo del coreografo Thomas Signorelli. Tanti artisti, giovani, per una Taranta contaminata in cui Albano, profeta in patria, fa da voce narrante della serata che sarà trasmessa da Rai 1 il 4 settembre.